Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si registra un video haul. Sì ragazze, video haul perché sono andata a fare shopping, anche se devo dire che è stato uno shopping un po' flop perché non ho trovato niente di che per quanto riguarda i vestiti. E iniziamo subito perché ci sono delle cosine poche ma buone secondo me. Allora, partiamo da Bershka, che ho preso una cosa sola, anche perché non c'era niente di che da Bershka. Ho preso questa camicia da Bershka, ovviamente vi metto le clip in modo tale che voi capiate meglio com'è fatta. Allora, è una camicia a righe blu e celeste. Qui ci sono queste maniche così tutte carine che si girano con questo laccettino. È bella lunga ed è fatta così, molto semplice. Dietro è così e c'è anche un'altra particolarità, ossia i bottoni laterali. Mi sono appena accorta che qui ne manca uno. Molto bene, Bershka, vai così. Comunque molto carina per la primavera, secondo me è fresca e molto comoda. Questa è l'unica cosa che io ho preso da Bershka. Ora passiamo a Zara, dove ho preso più cose. Una delle più carine secondo me è proprio questa qui che ho trovato da Zara e ha queste maniche tutte frufru, nuovo termine, ed è molto particolare secondo me. Dietro è fatta così, ha questa chiusura col bottoncino. L'ho sporcata subito appena provata perché la testa per entrare, diciamo, col bottone chiuso è molto difficile, ma io mi scocciavo di aprirlo nel camerino e quindi è tutta sporca. Molto bene. E secondo me è molto elegante, molto carina. L'avevo presa per Pasqua, però alla fine non l'ho messa più, però penso di metterla in qualche altra occasione. Era chiusa la manica, ecco, ora è aperta, vedete, è così. E fatemi sapere cosa ne pensate di questa maglia, è molto particolare, io di solito così non le compro mai, però si cambia. Un'altra maglia molto carina, maglia, camicetta, non so come la volevo chiamare, è questa qui, che è particolarissima grazie a queste maniche enormi che sono anche un po' aperte, infatti si intravede il braccio. Ha tutto incrociato qui, questi laccetti incrociati, e blu e bianca, non so se dal video sembra nera, però è blu e bianca, e molto stile navy, e mi vedrà con il capello, e secondo me è troppo carina. È corta, infatti arriva un po' sopra l'ombelico, forse sotto l'ombelico, secondo me è troppo carina. Fatemi sapere pure su questa cosa ne pensate, ovviamente. È anche sfilata molto bene. Comunque ho guardato proprio bene i vestiti, ragazze, cioè li ho provati, ma sono stata molto attenta ai dettagli. Zara, brava anche tu. Andiamo avanti con Zara. Ho trovato un po' di tempo fa questi qui che ho fatto vedere, sono un po' più recenti. Questo pantalone l'ho preso qualche settimana fa ed è troppo carino perché è un pantalone nero con questa cinturina con il fiocco ed è stile culotte, infatti va un pochino larghetto qui sulle caviglie. È molto carino ed elegante, ma allo stesso tempo può essere anche leggermente sportivo, dipende da come lo abbinate. Però secondo me è molto carino quando non si ha nulla da mettere, mettete questo, mettete una camicetta, una magliettina e avete fatto l'outfit, insomma, è un passepartout secondo me. Poi è nero, quindi si abbina su tutto. Ora vi faccio vedere delle cose insolite che io non ho mai comprato, però questa primavera mi sono data la pazza gioia, ebbene sì, ho preso due pantaloni bianchi. Il primo, questo è sempre Zara, il primo è questo qui, è un pantalone bianco molto semplice con la vita alta, infatti vedete qua è molto avvitato, e poi giù ha questa linea, diciamo, che forma un po' questa figura, questo culetto abbastanza rotondo e quindi si allarga qui sui fianchi e poi scende dritto. Dietro è così con queste tasche, quindi è molto elegante, è un taglio molto elegante, sigaretta, stretto. E secondo me è molto comodo,
e mi piace tanto. Poi il tessuto non è tanto sottile, è abbastanza doppio, quindi è bello proprio per questo, secondo me. Ok, andiamo avanti con l'ultimo capo, ed è un altro pantalone, questo è un jeans bianco, molto carino, con le tasche dietro belle grandi. È particolare perché giù ha tutti questi strappi e anche sul pantalone è leggermente strappato, infatti qui, faccio vedere, è un po' strappato, non so se si vede, però ha degli strappi sulle gambe. Il tessuto mi piace perché è bello doppio, è consistente insomma, anche perché ne ho provati anche altri da Zara, ma ce ne sono alcuni che sono veramente brutti, molto sottili, fatti male. Questo qua mi sembra abbastanza buono come tessuto, mi piace anche come va addosso, nonostante sia bianco, un po' il problema del bianco, però devo dire che è molto carino. Ragazze, i vestiti sono finiti. Ragazze, un altro acquisto dopo sono queste scarpe rosa cipria, che le adoro tantissimo. L'unica cosa è che ho sbagliato a prendere il numero, ho preso 39 ma non un po' larghe. Se avete qualche consiglio, ditemelo. E mi piacciono tantissimo queste scarpe. Queste qui le ho trovate in un negozio nella mia città, se ma vi metto il link, in modo tale che se vi possono interessare ce l'ha ancora, le prendete. Però diciamo che le vendono un po' tutti quanti, proprio perché il rosa cipria quest'anno va tantissimo. Ora vi voglio far vedere cosa ho preso da Yves Rocher e Kiko. Ho fatto un diretto da Yves Rocher anche perché avevo un coupon. Sapete quando mi inviano quei coupon dove dovete andare a ritirare il regalo? Io non li vado mai a prendere, però stavolta ho detto andiamoli a prendere perché c'era un regalo di un cofanetto troppo carino che non ho ancora aperto e lo apriamo insieme. Ecco, questo è il regalo del coupon, lo apriamo insieme perché non l'ho visto, dovrebbe essere un portapennelli, almeno dalla foto sembrava così, e dalla foto sembrava enorme, in realtà da vicino è minuscolo. Vediamo un po' com'è. Ok, qui ci entra solo un pennello con buchi e vabbè. Comunque è molto carino, peccato per le dimensioni. Allora, è molto semplice, di latta, come si dice, questo materiale così. Vabbè, nella descrizione diciamo che è così, fa vedere aperto con i pennelli dentro, ma penso che questo lo posso usare per i pennelli, quelli per gli occhi. Un altro regalo che avevo è quest'acqua micellaria. Questa è della nuova linea, non so se è nuova, però io non l'avevo mai vista, però penso sia nuova. Nuova linea Sensitive che ha fatto Yves Rocher. E io ho provato l'altra, quella lì, Hydra Vegetal, come la crema che vi faccio vedere dopo, e mi sono trovata bene. Quindi penso che anche questa sia abbastanza buona. Questo è un campioncino. Cioè il regalo che c'era nel coupon, questo con quel contenitore, e poi la provo e se mai faccio sapere come mi sono trovata. Un'altra cosa che ho acquistato sempre per me è questa crema dell'Hydra Vegetal, dalla linea che vi stavo dicendo prima. Questa è una crema idratante e ancora chiusa perché non l'ho provata, volevo farvela vedere prima. E è una crema idratante molto buona, io la uso da un po' di tempo, ovviamente ogni tanto cambio per non usare sempre la stessa crema, e mi ci trovo bene, bella fresca e mi piace. Poi ho preso due cose per mia mamma, crema più siero. Questa qui che ho preso a mia madre è un trattamento rimpolpante, quindi non è proprio per pelli mature, ma è per la strada, insomma, per la strada della vecchiaia. No, sto scherzando, questa qui è, come vi ho detto, rimpolpante per il giorno, e quindi è molto carina. Il siero si applica prima della crema, si applica prima il siero, poi dopo un po' mettete la crema, e lei si trova molto bene con questa. Quindi se vi trovate Yves Rocher, provatela e fatemi sapere come vi trovate. Poi ragazzi, sono andata da Kiko e ho comprato questo viene da Lourdes, perché questa è una CC Blur che levica la grana della pelle, uniforma l'incarnato all'istante correggendone il colorito, in più risulta come primer, cioè fa da primer perché si mette dopo la crema idratante prima del fondotinta, e quindi è una sorta di miracolo. Però devo dire
che è molto carina. L'ho provata, ovviamente non è che fa i miracoli, però è carina sulla pelle perché toglie un pochino leggermente i pori dilatati, quindi li va a coprire, va leggermente a diciamo uniformare il viso. Ragazzi, con questa crema miracolosa ho finito, questi erano i miei acquisti, magari la poso invece di fare così. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi metto anche nell'info box prezzi e relativi link se riesco a trovarli nei siti, così magari se vi può interessare le andate a vedere un pochino meglio. Ragazzi, iscrivetevi qui sotto in modo tale che non vi perdete gli altri video e poi mi supportate. Lasciate un like se vi va, non vi costringo, però quasi. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!